Mi soffermo un momento sulla discussione oggi, questi giorni in Senato, senza voler entrare nel merito della questione. Quel che però voglio dire, specialmente rispetto agli ultimi sviluppi, è che il nostro è uno Stato laico. È uno Stato laico. Quindi non è uno Stato confessionale. Quindi il Parlamento è libero. Certamente libero di discutere, ovviamente, sono considerazioni ovvie queste, ovviamente di legiferare, di discutere e non solo, poi voglio dire anche che il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali. Tra cui il concordato con la Chiesa. Quindi vi sono i controlli preventivi, i controlli di costituzionalità preventivi nelle competenti commissioni parlamentari. È di nuovo il Parlamento che per primo discute della costituzionalità. E poi ci sono i controlli successivi della Corte Costituzionale. Voglio infine precisare una cosa che si ritrova in una sentenza della Corte Costituzionale del 1989. La laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso. La laicità è tutela del pluralismo e delle diversità culturali. Infine, per completare l'informazione, ieri l'Italia ha sottoscritto con altri 16 paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base all'orientamento sessuale. Queste sono le dichiarazioni che oggi mi sento di fare senza entrare ovviamente nel merito della discussione parlamentare. Come vedete, il governo la sta seguendo, ma questo è il momento del Parlamento, non è il momento del governo.